Sabato pomeriggio, giorno 16, dalle 15 alle 19, domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30, nelle due sedi del Liceo Lucio Piccolo, Torrente Forno e nella sede centrale. Aspettiamo gli alunni delle classi terze medie di tutto il territorio nebroideo per far conoscere la variegata offerta formativa che il nostro liceo offre. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, appuntamento al Liceo Lucio Piccolo di Capodorlando per l'Open Day. L'approccio alle scuole superiori rappresenta un momento importante per il futuro di tanti ragazzi, una decisione che potrà cambiare le loro vite per sempre. Il Liceo Piccolo, diretto dalla professoressa Maria Larissa Bollaci, offre tante opportunità, un'offerta formativa ampia e diversificata grazie ai sei indirizzi di cui dispone: artistico, classico, linguistico, scientifico, scienze applicate e sportivo, ma ascoltiamolo direttamente dalle voci dei protagonisti, gli studenti del liceo. Ho scelto il liceo scientifico soprattutto sicuramente per la mia passione nei confronti della matematica, delle materie scientifiche e quindi anche della fisica, ma anche per la biologia e la chimica. Soprattutto ho deciso di andare, di frequentare il liceo Lucio Piccolo perché mi ha dato la possibilità e me la dà tutt'oggi di poter sperimentare, poter vedere i fenomeni che studiamo teoricamente nelle lezioni, in classe e anche all'interno dei laboratori, come ad esempio questo, quello di chimica. 5 anni fa ho scelto questo liceo perché è un liceo scientifico a tutti gli effetti, che attraverso interrogazioni e un programma culturale programmato riesco a svolgere la mia attività sportiva agonistica durante l'anno in modo molto tranquillo e accurato. Ho scelto il liceo sportivo perché è un liceo che mi permette di coniugare sia materie scientifiche e umanistiche insieme e mi permette di raggiungere il mio obiettivo, che è quello di essere una futura fisioterapista in ambito atletico. Because at the end of my high school studies, I would like to study abroad. The language certifications that our school allows us to get are a fundamental requirement to join a university or to pass a job interview. L'informatica ha assunto un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni perché il progresso scientifico, matematico e soprattutto tecnologico ha permesso ad essa di introdursi al meglio nel mondo. Quindi sapere come funziona un computer e come è fatto può essere molto utile anche in campo lavorativo, perché può permetterci di svolgere anche il più difficile dei compiti in maniera corretta. Io ho scelto design, sono contenta di aver scelto questa scuola e soprattutto questo indirizzo, perché a me, diciamo, piace molto lavorare sia in disegno tecnico che utilizzando vari software, come ad esempio AutoCAD e Rhinoceros, che appunto questa scuola ci permette di utilizzare. Se anche voi come me volete proseguire, diciamo, nel mondo del design o di architettura, è giusto comunque scegliere questa scuola, ed è la miglior scelta da fare. Sono felice di aver scelto il liceo classico, sia per un arricchimento personale, ma anche perché mi ha permesso di sviluppare capacità espressive, relazionali, anche attraverso la notte del classico, che ci permette di immergerci all'interno del mondo degli antichi greci e latini, attraverso la finzione teatrale. Questo è il laboratorio di informatica del Liceo Lucio Piccolo di Capodorlando. Lo utilizziamo soprattutto noi del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate per studiare nel primo l'architettura dei computer e poi, andando avanti, la parte software, che si divide in programmazione e studio dei database. Unendo le competenze acquisite qui con le competenze acquisite grazie alle altre materie, riusciamo a dare alla nostra istruzione una crescita ingegneristica. Io frequento il liceo artistico e la mia passione è il disegno e la pittura. L'ho scelto perché mi aiuta a sviluppare le capacità necessarie per acquisire le tecniche di pittura e disegno. Ho scelto il liceo scientifico perché le materie come matematica, fisica e scienze mi hanno sempre appassionata, ma ho avuto anche l'opportunità di poter approfondire quelle umanistiche e quindi ricevere una preparazione completa. Ed inoltre il liceo Lucio Piccolo mi ha offerto varie opportunità, ad esempio con visite guidate a carattere scientifico all'Istituto di Vulcanologia o all'Osservatorio, anche all'Istituto CNR. Conocer las lenguas representa un pasaporte para el futuro. Quien sabe manejar por lo menos una segunda lengua tiene más posibilidades de hacer nuevas experiencias y también de dar un empuje significativo por su carrera de estudio y laboral. Al liceo classico ho trovato lo spazio per tutte le mie passioni. Sono 11 anni a questa parte e ormai sono molto orientata nel mondo dello spettacolo.
Ma sono sicura che al termine di questi 5 anni, se mai dovessi cambiare idea, potrei anche intraprendere una facoltà scientifica, proprio perché secondo me il classico è un mondo che ti apre milioni di strade. Una scelta sicuramente molto importante, perché penso che il cammino verso il futuro comincia con un piccolo grande passo.